Beh, Pietro è stato quello che, ecco, che ci ha insegnato che la democrazia non è solo andare a votare una volta ogni 5 anni, ma è partecipare e assumersi le responsabilità di una collettività. Quando per la prima volta in una festa dell'unità fu invitato Sting, lui disse: ho ascoltato Sting, ma non ho colto il messaggio. E poi era uno che chiedeva a tutti: tu cosa pensi? E questo umanamente era un suo dato. Poi un altro ricordo, 1971 a Palermo, festa meridionale dell'unità organizzata da Achille Occhetto, e lui in mezzo alla folla, visto come se da un momento all'altro tutti si aspettassero da lui una parola, che la parola nel cuore dei comunisti era la rivoluzione. Ricordo quando io, eletto segretario, dopo un po' andai a incontrarlo a casa per conoscerlo e mi colpì il livello di curiosità che lui aveva, perché mi chiese di tutto. Sono davvero contenta che Bianca, mia primogenita di appena 5 anni, abbia avuto la fortuna di poter relazionarsi a te, di cantarti tutta bella ciao e di farti le cose. La foto di te, mia figlia e io, tutti e tre, con il pugno chiuso, l'immagine più bella della tua forza, insieme della tua dolcezza attraverso il tuo relazione. Questo luogo così solenne e speciale è perché Pietro Ingrao non è stato solo un amatissimo papà, nonno, fratello, amico, è perché è stato, come si dice, un uomo pubblico, è perché la sua vita è stata un pezzo della vita di questo paese.